forse mi guarda sulla banchetta probabilmente. Lei è rifugiato per disperso il 25 novembre, giusto? Giusto. Dunque, se è stato ucciso, deve essere stato quel giorno lì, il 25 novembre, allora che? Ah, ecco! Santa Cheta chiede di rifare. Sì, vuol sapere se il 25 novembre era un giorno fausto per lei. Ma come fausto? Cosa c'entra Fausto? Fausto, Joe, Fausto, yeah. Un giorno fausto per una persona sarebbe un giorno fortunato in base alle sue stelle. Ah. In altre parole, uno non muore nel suo giorno fausto, praticamente è impossibile. Adesso sì, era il suo giorno fausto il 25 novembre. Sì, è quello che sto cercando di scoprire, ci vuole tempo. Hai capito qual è il punto, Joe? No. Se il 25 novembre era il suo giorno fausto, diventa possibilissimo che gli sia vivo da qualche parte. Sì. Perché? Insomma, Joe, è possibile! Ehi, non ti avevo neanche visto. Sì, Frank oggi parnetica come domenica scorsa. No, è solo completamente pazzo. Il tuo problema è che non credi in nulla, ti compatisco. E il tuo problema è che credi a qualsiasi cosa. Oh, hai visto il mio piccolino stamattina? No. Senti, mi ha fregato il termometro. Mi ha sfilato dalla borsa medica. È un bel tipo. Appena vedo una bambina le prende subito la temperatura. Ma il dottore, quello lì, è sveglio. Dovrà prima passare sul mio cadavere. Oddio, sarebbe pure un inizio. E perché non vuoi? È una professione onorevole. Frank, la smetti di parlare con un libro di scuola? Lo sai, Jim? Ho visto un film un paio di settimane fa che mi ha fatto pensare a te. Sì, era un film dove c'era un dottore. Ah, sì, sì, l'ho visto anch'io. Sai chi era il dottore? Gary Cooper. Sì, era quello lì. E se ne stava a lavorare chiuso in cantina a casa sua. Ah, scoprivo un sacco di cose. Ecco cosa potresti fare tu. Dovresti aiutare l'umanità. Aiutare l'umanità stipendiato dalla Warner Brothers. Sono prontissimo. Bravo, buona questa. Ma dico, ma non doveva esserci una bella ragazza qui? Dove l'avete nascosta? È arrivata lei? Certo che è arrivata, è su che dorme. Beh, siamo andati a prenderla stanotte al treno dell'Una. Sembra incredibile. Parti una ragazzina per le ossa, passano alcuni anni e arriva una donna fatta e finita. Quasi non la riconoscevo e dire che l'ho vista scorrazzare in questo giardino da quando era piccola. Casa tua, G, prima di te ci abitava una famigliola felice. Non vedo l'ora di vederla. C'è bisogno di una bella ragazza in questo isolato, in questo quartiere, qualcuno su cui posare gli occhi. Ehi, buona nulla! Tranne su mia moglie, si capisce? Al telefono c'è la signora Odros. Ci adoriamo, mio amore, mio faro di luce. Non mi distrofinare addosso e rispondile come si merita. Si è messo addosso un profumo che lo senti anche nell'apparecchio. Che altro le è successo? Non lo so, caro, dalla voce sembra in piena agonia, ma forse ha solo la bocca piena di caramelle. Potevi dirle di distendersi. Preferisco sentirselo dire da te. E poi devi visitare il signor Hubbard. Quando ci vai? Mia cara, il signor Hubbard non ha niente e io ho altro da fare che stare lì a tenergli la mano. Io dico che per $10 gliela potresti anche tenere. Ma che ci faceva qui fuori a quell'ora? Ha ricominciato a sognare per la notte gira per casa. Già. Ha ripreso a fare come dopo la sua morte, ma che significa questo? Non lo so che significa, papà. Però una cosa la so. Con la mamma abbiamo commesso un terribile sbaglio. Sì, e quale? Siamo stati disonesti con lei. E questa è una cosa che si sconta sempre, e adesso la stiamo scontando. Disonesti? Che vuoi dire disonesti? Tu ed io sappiamo benissimo che Larry non tornerà. Però poi continuiamo a far finta di credere quello che crede lei. Ma che serve ingannarla così? E allora tu che vorresti fare? Contraddirla? Non voglio contraddirla, però ormai dovrebbe rendersi conto che nessuno crede più che Larry sia vivo. Ma perché non dovrebbe sognarlo? Perché non dovrebbe andare su e giù per casa la notte aspettandolo? Facciamo niente noi per smontarla. Quando mai le abbiamo detto chiaro e tondo che non crediamo più, che abbiamo abbandonato ogni speranza da anni? Non glielo puoi dire. Ma dobbiamo dirglielo. E lo puoi provare, come fai a provarlo? Santo Dio, papà, 3 anni. Nessuno torna più dopo 3 anni, è una follia. Lo è per te, lo è anche per me, ma non lo è per lei. Le puoi parlare fino a perdere la voce, però il cadavere non c'è, la tomba nemmeno, allora che cosa le vuoi dire? Papà, siediti, ti voglio parlare.
La colpa è tutta di questi maledetti giornali. Ogni mese spunta fuori un ragazzo venuto dal nulla, allora il prossimo deve essere per forza lei. Va bene, stami a sentire. Tu lo sai perché io ho invitato qui Andy, vero? Si può sapere cosa ti succede qui? Io non ho detto che tu avessi qualcosa da nascondere. Ti sto solo dicendo di credere. Credi e basta. Oh, buongiorno, Joe! Oh, buongiorno, Andy! Respira una bella boccata di quest'aria. Un'aria così a New York, ve la sognate? Andy, dove l'hai preso questo vestito? Non ho resistito, ora me lo levo, però prima di sciuparlo valeva la pena 3 settimane di stipendio. Ma non è un amore, guarda, è stupendo, semplicemente stupendo. Senza scherzi, mamma, è o non è la più bella ragazza che tu abbia mai visto? Hai messo su un po' di peso, vero tesoro? Hai messo su anche un bel paio di gambe. E la mamma, come ci si trova a New York? Perché hanno tolto la nostra amaca? Ah, no, non l'hanno tolta, si era rotta già un paio d'anni fa. Non si era rotta, l'ha sfondata lui piombandoci sopra dopo uno dei suoi frantenti. Scusa. Salve, ha un'aria assai sveglia. Questo è Jim, il dottor Bates. Certo, Chris parla spesso di lei nelle sue lettere. Non dargli retta, lui trova tutti molto simpatici. Nel battaglione lo chiamavano Mamma Keller. Ma lo sa che mi fa effetto vederla uscire da quel giardino? Ah, sì. Evidentemente non sono mai cresciuta. Mi sembra quasi ci siano mamma e papà lì dentro. Con te mio fratello ha rimosso l'algebra. Larry che prova a copiare i miei compiti. E invece quei giorni sono così lontani. Non ti vorrai mica riprendere la casa? Vieni qui! Non ti vorrà! Al telefono! Ti ho detto che non voglio! Per favore, caro, per favore! Va bene, Susie, va bene, vengo! Il dottore ha detto che tua madre sta poco bene, allora... E allora? Per questo non dovrebbe vederti. È tutto il pomeriggio che ti aspettiamo. E lurido, non ti sei portato un'altra camicia? È la spiaggia? Jim? Oh, fa troppo caldo per andare in macchina. E alla stazione come ci sei andato? Con il dirigibile? George, ti presento la signora Bates. George, la signora Bates. Piacere. Siete quelli che hanno comprato la nostra casa, vero? Sì, prima di partire venga a vedere come l'abbiamo trasformata. A me piaceva così com'era. E viva la sincerità. Ci vediamo dopo, Non se la prenda. Grazie per averlo accompagnato. Ti va un po' di succo di confermo? La mamma l'ha fatto apposta per te. Ma com'è cara Kate a ricordarsi del mio succo di confermo, eh? Quante ne hai bevuti in questa casa, eh? Allora, George, come ti è andata? Siedi. Mi ci vuole un momento, Chris. Sembra impossibile. Cosa? Essere di nuovo qui. Che c'è? Sei diventato un po' nervoso. Sì. Mi succede verso la fine della giornata. Tu piuttosto, cosa sei adesso? Sarai un grossissimo dirigente industriale. Diciamo medio. E la legge? Com'è? Non lo so, Chris. Quando studiavo all'università sembrava una cosa sensata. Ma poi fuori. È come se la legge non ci fosse. E quello che è? L'ha schiantato il vento stanotte. L'avevamo piantato per lei. E perché? Avevate paura di dimenticarlo? Ma che razza di commento! George, da quando è qua porti il cappello? Da oggi. D'ora in avanti ho deciso di avere l'aspetto del legale. Non lo riconosci? No, perché? Dove dovrei averlo? È di papà. Me l'ha detto lui di mettermi. Come sta? È rimpiccolito. Rimpiccolito? Sì, e mi è diventato piccolo piccolo. È un momento, sai? È quello che succede ai fessi. E meno male che sono andato a trovarla adesso. Ancora un anno e di lui sarebbe rimasto soltanto l'odore. Che succede, George? Cosa c'è che non va? Che cosa c'è? C'è che quando si fa fesso qualcuno una volta, basta. Non è il caso di fare il bis. E questo che vorrebbe dire? Dimmi che ti sei già sposata. Perché non ti siedi? Non rispondi, ti sei sposata sì o no? No, non mi sono sposata, non Benissimo, ancora. Ma questo qui non lo sposo. E perché non lo sposo? Perché suo padre ha distrutto la tua famiglia. Aspetta un momento. Lo stai zitto, Chris. Dille di tornare a casa con me, non farmi parlare. Lo sai benissimo quello che potrei dire.